Buongiorno. Buongiorno. Ecco i documenti, signor De Blanche, e il biglietto aereo. Bien, bien, mi dica quanto devo pagare. Ecco, in tutto fanno, biglietto aereo compreso, 2.860.000 lire. Qui un assegno intestato già a voi. Tenga pure il resto, se vuol prego. Oh, grazie, signor De Blanche. Buon viaggio. Au revoir. Arrivederci. Buongiorno, Gino, anche tu qui? Cercavo proprio te per sistemare qua il conto. Sto arrivando dalla cava dove mi hanno detto che ti avrei trovato qui. Certo, a quest'ora sono sempre qui. Vengo sempre a questa locale. E poi, ultimamente, ho una ragione in più. Chi è questa ragione in più? Amica, Serena. Serena? Davvero? Già, credo proprio di essere innamorato di lei. Oh! Sì. Guarda, io sono passata qui anche per salutare Serena, però se disturbo vado via, Che dici? Accomodati. Grazie. Tanto Serena arriva subito. Ciao, bellissima, come va? Bene, tu? Sono proprio contenta di vederti. E poi Gino mi ha messa al corrente della vostra relazione. Sono troppo contenta. Serena, porta qualcosa anche per Vittoria. Però, per favore, fai più fretta. Lo sai che è poco tempo. Vieni, caro, vieni in cucina con me, mentre preparo le bistecche e parliamo. Scusa un attimino, torno subito, Gino, eh? Vai pure, però fate fretta. Sì. Poco fa Gino mi ha detto che alle 3 un appuntamento in cava, come sia LeBlanc. Io ho fatto finta di niente, ma ho paura che voglia mischiarlo in qualche sporco affare. Scusa Serena, come fa a conoscerlo? Guarda, questo non lo so. So solo che l'ha cercato per proporgli un affare. Io non voglio che il mio Gino sia mischiato in questi loschi affari. Anche tu pensi quello che sto pensando io? Credo proprio di sì. Dai Serena, vai subito a telefonare al padre di Alberto. Alle bistecche ci penso io. Corri, fai presto, prima che sia troppo tardi. Pronto? Signor Pani? Buongiorno, sono Serena. Si ricorda di me? Voglio dirle che Monsieur LeBlanc sarà qui in baronia alle 3, nella cava di Gino. Sì, proprio lui, quello della lapide. Sì, d'accordo. Farò così, stia tranquillo. Polizia? Buongiorno, sono il commissario Volpi. Dovrebbe essere alloggiato qui da voi un certo LeBlanc. Avrei bisogno di parlare con lui. Sì, è stato qui per una settimana ma è appena andato via, sarà poco più di mezz'ora. Mi ha detto che si recava in baronia prima di andare all'aeroporto di Olbia. Accidenti. Ha voluto un biglietto aereo per Parigi, partirà con il volo delle 21. La ringrazio, ho un brutto presentimento. Presto, si va in baronia. Ho preparato io perché se ne è sceso giù in cantina con la moglie del principale. Però sarà qui a momenti. Grazie Vittoria. Ti ho messo un po' di vino? Sì, grazie. Spero che Serena accetti di sposarmi. Ah, brindiamo. Salute e congratulazioni a voi due. Grazie. Questa l'avevi dimenticata in cucina. Ah, grazie Serena. Prego. Grazie. Buon appetito. E allora Gino, come se la cava la mia amica Fornelli? Devo fare i miei complimenti. La carne è cotta al punto giusto. Veramente brava. Abbiamo appena brindato a voi due. E da quello che ho capito va proprio bene, non è così Serena? Va tutto benissimo. Sono davvero felice. Beh, mie care, purtroppo vi devo lasciare. Non voglio far tardi l'appuntamento con quelle blanche. Gino, non si lascia un'amica sola a un tavolo. Aspetta almeno che finisca di mangiare. Chiama quel signore al cellulare e digli che tarderai qualche minuto. We'll be right back.
Signora Blanc? Sono Gino. Ascolti, mi deve scusare. Arriverò da lei tra una decina di minuti. Purtroppo mi si è fermata la macchina. Stanno bene da prendermi. Arrivo quanto prima. Fermo Leblanc! Fermo lì! Li accogliete sempre così, i vostri ospiti? Io sto aspettando il signor Gino, il proprietario di questa cava. E visto l'ora dovrebbe essere proprio lei. Non capisco il motivo di questa accoglienza. Guarda qua, bastardo. Questo è mio figlio, a cui hai fatto fare una fine tremenda, che sarà la stessa che farò fare a te. Crepa, bastardo! Muori Leblanc, muori maledetto! No! Gennaro, forse è meglio che tu vada a avvisare la scientifica. Salve, commissario Volpi dalla questura. Ci hanno avvisato alla centrale, è accaduto un incidente. E non credo che si tratti di un incidente. Buonasera. Che c'è? Fate qui, cosa succede? Sono il commissario Volpi. Ci hanno comunicato via radio che c'è stato un incidente qui nella cava. Non sappiamo ancora di chi si tratta. Io sono il proprietario della cava. Devo vedermi per le tre con un certo Leblanc. Mi ha chiamato stamattina, non so. Ha detto che aveva problemi in affari. Ecco, commissario. Vede? Questo è l'affare che voleva proporle. Lei non ne sapeva nulla? No, assolutamente no. Questa è cocaina pura. Eravamo sulle tracce di Leblanc già da un po' di tempo fa. Smerciava questa roba a piccoli trafficanti della zona e poi, se non riusciva a smerciarla, la proponeva a grossi commercianti della zona. Anche a un terzo del valore, pur di avere soldi alla mano. Non versero di certo lacrime per una persona come quella. Agente, riponga pure questa roba in macchina. Lei comunque domani mattina dovrà passare in questura per il verbale, va bene? Non mancherò, commissario. Arrivederci. Arrivederci. Commissario Volpi a centrale, commissario Volpi a centrale. Qui centrale, l'ascolto. Abbiamo trovato il personaggio misterioso. Si tratta proprio di Leblanc. Purtroppo è morto, non c'è più niente da fare. Passo e chiudo. Ascolta, andiamo, ci sta aspettando il padre di Alberto, gli altri saranno già là, almeno gli diamo, lo salutiamo. Oh, scusa un attimo. Pronto? Sì, sono io. Ah, è lei, buongiorno. Sì? Sì, va bene. Fra mezz'ora sarò lì. Arrivederci, grazie. Sì, chi è? Era il padrone della tipografia nella quale devo iniziare a lavorare. Purtroppo fra mezz'ora devo essere lì per incominciare, quindi non ce la farò a venire, guarda. Salutali da parte mia, sia il padre Alberto che gli altri, va bene? Vabbè, ci sentiamo. Ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao.